Il progetto ACT è uno scambio di buone pratiche sulla cittadinanza attiva. Insieme ai partner dall'Italia, Euronet, dalla Germania, dal Portogallo, dalla Lettonia e dalla Federazione Russa, siamo qui per concludere questo lavoro cominciato circa 20 mesi fa, quindi prima del Covid, prima della pandemia, e siamo contenti di essere comunque arrivati a chiudere almeno fin qui i lavori in tempo. Il progetto si chiuderà a febbraio e produrremo un ebook con le buone pratiche. L'obiettivo è poi di diffonderle sul territorio affinché soprattutto nelle attività di educazione degli adulti, quindi ci riferiamo insomma agli adulti che sono in formazione continua o che recuperano i titoli di studio non presi da giovane o che comunque facciano attività di formazione di educazione non formale, ci auguriamo che questi metodi possano essere usati e che si diffonda insomma anche la volontà di partecipazione attiva dei cittadini a quella che è la vita sociale, la vita della propria comunità e del proprio paese. Il progetto appunto terminerà a febbraio e noi continueremo con le attività sul territorio diffondendo da gennaio in poi con degli incontri, speriamo in presenza o insomma al fine virtuali, quelli che sono i risultati dell'attività realizzata. Beh, il progetto ACT vuole scambiare buone prassi fondamentalmente sulla cittadinanza attiva e quindi è un argomento particolarmente interessante che in questo momento coinvolge tantissime organizzazioni e qui siamo oltre 20 persone da tanti paesi e cerchiamo di realizzare l'ultimo step di questo progetto perché è l'ultimo meeting che di fatto si realizza in presenza ed è anche bello in un periodo diciamo speriamo post pandemia rivedere le persone, potersi riabbracciare, poter di nuovo avere la possibilità del contatto fisico con le persone che conosci da anni. ACT è un progetto europeo, un Erasmus Plus finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Italia INDIRE, diretto, indirizzato alle persone adulte, quindi alla formazione degli adulti, all'educazione degli adulti. Formazione ed educazione per arrivare dove? A quale sbocco? Beh, fondamentalmente educazione degli adulti significa operare con persone che hanno almeno 16 anni, scusami, e serve a far nascere nelle persone il senso di civiltà e di cittadinanza europea. Noi dobbiamo cominciare a capire di essere cittadini europei, abbiamo la necessità di capire come si diventa cittadini europei, quindi le buone prassi che scambiamo servono anche a farci comprendere in che maniera operare nei vari paesi per creare davvero un'unione insieme vera. Io faccio parte di un'associazione giovanile portoghese chiamata GeoClub. Noi lavoriamo con la comunità locale e quindi questo progetto è stato molto interessante per me perché vogliamo promuovere la cittadinanza attiva a un livello locale e questo è un vantaggio molto grande per la nostra associazione, per sapere come promuovere questa cittadinanza attiva tra i giovani ma anche tra gli adulti. Quindi per quello sono venuta qua. Cosa pensi di Caserta? Caserta non ho visto ancora molto, spero di vedere di più nel pomeriggio, ma mi sembra molto pulita, molto organizzata, mi è piaciuto molto. Of course it's very sono contento di essere qui in Italia a Caserta, la mia organizzazione è tedesca, veniamo dalla città di Bonn, abbiamo partecipato a questo progetto per avere nuovi strumenti per affrontare le sfide che riguardano la cittadinanza che stiamo attraversando tutti in Europa in questo momento. Il meeting è organizzato molto bene, è la sesta volta che ci incontriamo e ogni volta miglioriamo le nostre conoscenze e abilità su questo tema. Hello, my name is Caterina. Ok, mi piace molto Caserta, è una città molto diversa da quelle che ho visitato fino ad adesso e non vedo l'ora di scoprirla meglio in relazione a grandi città come Roma rispetto alla nostra. Sembra molto rilassante, molto, è una bella vibe, ha detto proprio, e che insomma è curiosa di scoprirla.
E qui per l'ultimo evento di ACT, è importante perché siamo arrivati alla fine, bisogna concretizzare il lavoro fatto per più di un anno, e quindi si aspetta delle cose molto positive dal meeting ed è molto contenta di essere qui. My name is Andrew, I'm from Russia. Caserta gli sembra una bella città, che non vedo l'ora di scoprirla domani, e che è qui perché viene da un'organizzazione che si chiama Navoi, che è russa, e in Russia hanno un po' di difficoltà a studiare le best practice europee, e quindi loro sono qui per apprenderle e trasportarle, il modo in cui si studia, il modo di fare scuola, il modo di fare impresa, e loro fungono da ponte di collegamento tra le best practice europee e le scuole russe. Sono contento di essere qui a Caserta per questo progetto. Sono appena arrivato in città e non vedo l'ora di scoprirla. Sono qui per l'ultimo evento in programma e sono fiero di parteciparvi.